ci sono altre domande che Ah, vorresti fare? io più che altro quella anche più vicina. Per quanto riguarda il crollo finanziario, invece, ci saranno segni, ci sono. Diciamo sì, i segni ci sono perché comunque lo capiamo da come va l'economia, da come va il sistema finanziario, da come va, lo vediamo insomma molto di frequente. Le aziende stanno chiudendo, molti stanno fallendo, insomma le banche non fanno più, aumentano i tassi, insomma la situazione sta diventando esplosiva, poi tutte queste guerre che stanno accadendo. Insomma, stanno indebolendo un po' il sistema finanziario e quindi è inevitabile un crollo. Il crollo è profetizzato. Daniele 11:20. Al suo posto sorgerà uno che manderà un esattore di tributi per la gloria del regno. In pochi giorni però sarà distrutto, ma non nell'ira in battaglia. Quindi, che vuol dire? L'esattore di tasse che cos'è? Il sistema bancario, il sistema attuale. Quindi l'esattore è quello che taglieggia, quello che aumenta i tassi, quello che opprime i popoli con il debito pubblico, insomma, creando debito. Quindi queste situazioni porteranno a un collasso del sistema finanziario. È inevitabile, quindi è profetizzato, come dice Daniele. Tutto conduce poi a un evento che porterà, praticamente questo crollo finanziario porterà a una serie di conseguenze, cioè carestie, crisi alimentare. Insomma, fino ad arrivare poi al famigerato marchio 666 profetizzato in Apocalisse 13, dal 16 al 18, un nuovo sistema finanziario praticamente. Apocalisse 13, dal 16 al 18. Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Questo qua descritto adesso, in questa profezia, è il nuovo sistema finanziario. Quindi chi vorrà comprare e vendere dovrà dotarsi di questo marchio. Però la Bibbia ci avverte, attenzione, avverte tutti i cristiani e tutti quelli che prendono questo marchio. Apocalisse 14, dal 9 al 12, cosa dice? Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: Se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E il fumo del tormento salirà nei secoli dei secoli. E non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Amen. Quindi qui sta la costanza dei santi, quindi attenzione, chi è cristiano non prende assolutamente il marchio della bestia, perché chi è scritto nel libro della vita dell'agnello non prende il marchio della bestia. Quindi attenzione, non bisogna conformarsi, i tempi si fanno duri, duri, duri. Amen. Non so, mi sono spiegato? Sì. Il discorso è molto ampio, però di questo poi le approfondiremo man mano che ci saranno altri fratelli e sorelle che fanno domande. Io credo che per questa sera possiamo chiudere e continuare la prossima volta. Io vi saluto, fratelli, vi abbraccio in Cristo Gesù, ci aggiorniamo, alla prossima. Dio Dio vi benedica. vi benedica.